La casa è inagibile dal 2009, da quella terribile notte del 6 aprile. Nel 2016 le è stata notificata l'ordinanza di sgombero per la sua abitazione in via Torta. Da allora Bruno Trinchini, 52enne di Sulmona, dorme in auto aspettando l'inizio dei lavori nella sua casa dichiarata inagibile di tipo B. Non una situazione di esigenza ed emergenza, dal momento che Trinchini potrebbe chiedere un appoggio ai familiari, ma la sua è una scelta che nel corso degli anni è diventata una vera e propria protesta. Non si muove da quella auto parcheggiata fuori il civico di via Torta, dove è vissuto fino a quando non aprirà il cantiere. E poi ho fatto fare anche una perizia, un'ulteriore perizia per dicembre 2016, strutturalmente inagibile. Sono venuto quelli di Roma, la protezione civile. Ho chiesto a loro di entrare, se volevano aprire, loro si sono rifiutati assolutamente di non aprire la casa perché non so come hanno fatto, ho detto vedi, perché si era alzato il tetto al cornice, ho detto questo sta cadendo. Ma io ho fatto non lo so, perché io non è che sono, non sono bravo in materia. Se la vicenda di Trinchini si può leggere infatti in tanti modi, perché in questo caso soluzioni per individuare un altro alloggio esistono, la storia riaccende i riflettori proprio sui lavori del post-terremoto. Trinchini intanto si sente calpestato nella sua dignità.